Ciao a tutti ragazzi, appassionati di hockey su ghiaccio, finalmente il 14 di settembre è uscita la serie NHL 19 o NHL 19. Vi faccio vedere giusto qualche piccola recensione sul gameplay, giusto per farvi vedere se le migliorie che hanno apportato per questa stagione piuttosto che il nuovo comparto grafico, il motore grafico è sempre il Frostbite come per la serie FIFA, quello che utilizza sempre l'Electronic Arts. Come potete vedere, come personaggio di quest'anno ho utilizzato PK Subban dei Nashville Predators. E vi faccio vedere bene come funziona il menu subito dopo la sigla. Cerco di farvela in maniera più semplice possibile, anche per tradurla in italiano, visto che questa serie, da quando è nata, praticamente è sempre stata in lingua originale, cioè in inglese. Le lingue sono sempre inglese, francese, tedesco, finlandese, ceco e anche svedese, giusto nei paesi dove l'hockey su ghiaccio è uno sport nazionale, tranne in Italia. Dove la nostra nazionale sta sempre a cavallo tra la serie A e la serie B delle nazionali, un po' come ultimamente è venuta fuori questa Nation League da parte del calcio, un po' si assomiglia a quel genere di competizione. Comunque, non ci dilunghiamo troppo in questi dettagli, vi faccio vedere bene o male come il menu si presenta in maniera simile, molto simile alla versione del scorso titolo passato dell'NHL 18, dove qui avete un primo menu dove sono tutte le impostazioni che potete, tutte le impostazioni, tutte le modalità di gioco che potete selezionare dal quick play, chiedo scusa, dal quick play alla modalità carriera, alla modalità online, dove effettivamente c'è l'HOT oppure l'Hockey Ultimate Team, una sorta di come posso dire, semplificandola, un po' come la serie FIFA, un po' come la serie di PES sui giocatori che potete acquistare tramite le card per farvi la vostra squadra del cuore, la squadra preferita con dei giocatori mescolati tra vari club e tra varie franchigie. Poi abbiamo la customizzazione, quindi la creazione di un giocatore, di una squadra, di una rosa, e poi le classiche impostazioni. Sulle impostazioni potete regolare, per farvi un esempio, aspettiamo che carica, che c'è qui, dalle impostazioni primarie ai settaggi audio e video, all'on ice trainer, che è praticamente la selezione di una specie di l'HUD che potete vedere sullo schermo non appena gioca quando giocate effettivamente in partita, con la visualizzazione del mirino, come ad esempio questo qui, il pass aim targeting, piuttosto che le indicazioni del passaggio più vicino o più consigliato, l'offside warning, quindi vi appare un allarme non appena entrate in possibilità di fallo da fuorigioco. Una possibile aiuto nel caso in cui vi dice che sarebbe meglio una posizione in un modo piuttosto che un altro, in modo di essere più efficace la vostra difesa. E poi, come altre impostazioni, abbiamo le regole da poter cambiare se volete, ad esempio, che la liberazione vietata venga fatta in maniera ibrida, cioè se il disco quando viene lanciato ha più di due linee, quindi prima della linea di centrocampo in attacco, venga fischiato la liberazione vietata subito, oppure non appena il difensore dell'altra squadra, un giocatore, qualsiasi giocatore dell'altra squadra tocchi il puck o il disco prima del vostro attaccante, del vostro giocatore comunque, oppure in maniera che l'arbitro fischia non appena il giocatore avversario si avvicina
si avvicina al disco. Poi potete scegliere la modalità anche del tie-break, quindi se la partita finisce in pareggio, siccome nell'hockey non finisce mai in pareggio, sostanzialmente nella serie NHL, c'è sempre un tempo supplementare, in questo caso 5 minuti, sempre effettivi. Ricordate, nell'hockey su ghiaccio si ragiona sempre con il cronometro in countdown, quindi contro la rovescia, con tempo sempre effettivo. Quindi non ci sono mai perdite di tempo durante il gioco, quindi si evitano le eventuali meline da parte, così come vediamo spesso in uno sport più conosciuto come il calcio. Comunque, bando alle ciance, possiamo impostare dai 5 minuti con due squadre che giocano 4 contro 4, piuttosto che un solo tempo supplementare con 4 contro 4, piuttosto che 5 contro 5, nessun overtime. Si continua all'overtime, quindi si continua con 20 minuti di overtime con la sudden death, quindi il golden goal praticamente, o si va direttamente agli shootout, oppure quello che si utilizza sempre al momento nella regular season NHL, quindi un tempo supplementare col golden goal o sudden death, la morte improvvisa per la traduzione, e 3 contro 3. E poi, se la partita finisce ancora in pareggio, si continua con gli shootout, ovvero i rigori dove si parte dal centrocampo a oltranza. Poi da qui si possono regolare tanti aspetti, ad esempio una chicca che hanno introdotto negli ultimi anni, l'adattamento dell'intelligenza artificiale al vostro stile di gioco. Poi gameplay sliders, si entra molto di più nel dettaglio, dove poi potete scegliere se la CPU oppure l'avversario, quello che viene proposto dalla console, sia più o meno difficile da battere in base alle postazioni che voi scegliete, dalla fatica al recupero della fatica, alla facilità con cui un giocatore si infortuna, all'efficienza del pattinaggio di una squadra o dell'altra, della squadra di casa, la squadra avversaria, la squadra ospite, scusate, la precisione del tiro tra la squadra controllata dalla CPU piuttosto che la vostra, al passaggio, al controllo del disco, al controllo dei portieri, nei body check, quindi quant'è l'aggressione in media di una squadra rispetto a un'altra, alla potenza che si utilizzano nelle hits, cioè nei colpi. Nelle cariche che si vengono a creare durante la concitazione del gioco, alle penalità, a quanto è probabile che ci sia una penalità piuttosto che per una squadra controllata da voi piuttosto che quella della CPU, a, come vi dicevo poc'anzi, all'efficienza dell'intelligenza artificiale, cioè l'adattamento al vostro stile di gioco, per rendere la partita un pochettino più vincente, per non risultare un pochettino più noioso man mano che continuate a giocare. Allora, vi faccio vedere giusto una partita così, come si suol dire, tra virgolette, al brucio, cioè la modalità play now. Si scelgono delle squadre a caso. Prendo le prime che mi capitano a tiro: Washington Capitals contro i Pittsburgh Penguins. Ok, si sceglie dove giocare nella squadra di casa. Tenete conto che nell'hockey o così come negli sport americani, la squadra che sta sulla destra di solito è quella in casa e non il contrario, come si è abituati a guardare. Però se siete appassionati di hockey su ghiaccio, penso lo sappiate meglio di me. Da qui possiamo riconfigurare i settaggi del gioco o l'edit lines, cioè le linee o chi scende in campo dalla prima linea fino alla quarta linea per quanto riguarda gli attaccanti, ai difensori. Si può scendere, si può cambiare, potete scegliere il giocatore che preferite di più. Torniamo indietro. Il menu è diverso rispetto al 2018, lo vedo molto più scuro, hanno cambiato giusto lo sfondo rispetto al modello dell'anno scorso. Partiamo con la partita.
Partiamo dalla partita, è bellissimo come come termine. Molto bene, i commentatori sono sempre gli stessi delle scorse edizioni. I nostri amici Mike Emmerich e di oggi commentano sempre le partite di hockey su ghiaccio dell'NHL per conto della NBC Sport, della Sport Nation, della Sport Network, scusate. L'intro, per come ho potuto notare rispetto all'anno scorso, è praticamente lo stesso, sembra quasi una fotocopia, però è un mio parere. Se avete giocato all'NHL 18 ve ne accorgerete subito. Però ho notato che i giocatori hanno migliorato un pochettino più i dettagli dei volti e i riflessi sul casco. Quello sì. Abbiamo visto poco fa Matt Murray, portiere titolare dei Penguins, Holby, campione NHL della passata stagione, e si parte con il gioco. Come potete vedere, i controlli sono gli stessi dell'anno scorso, non è cambiato quasi niente. Adesso mi sono già fatto cuzzare in penalità per sgambetto o tripping. I replay in modalità televisiva con il classico jingle grafico da parte della NBC. I controlli assomigliano molto a tutti gli altri giochi sportivi della serie EA Sports, come se avete anche giocato al gioco di calcio PES 2018-2019, anche quelli passati. I controlli sembrano gli stessi, quello che cambia più che altro, che non si possono cambiare, I tasti di gioco. I tasti di gioco rimangono solo sempre quelli. Sono tre configurazioni da poter fare. Non si possono, ad esempio, variare il tasto dal passaggio a quello del tiro in maniera personalizzata, così come si possono fare nei titoli di calcio. Quello no. Però dopo un po' che ci si gioca, almeno io ho provato nella scorsa edizione, dopo una decina di partite ci sono abituato senza grossissimi problemi. Basta solo, con tutte le cose, farci le abitudini. Ad esempio, il cambio del giocatore non è il tasto L1, ma il tasto X, quindi quello del passaggio se siete in fase difensiva. Poi comunque nei settaggi di gioco comunque ci sono dei dettagli spiegati bene ogni singolo tasto a cosa appartiene. Tra l'altro c'è anche una, così come anche per la serie FIFA, una serie di lista di comandi e azioni di conseguenza che verranno fuori alla pressione dei tasti. Come potete vedere, il reparto grafico, io adesso sto giocando con una console PlayStation 4 Pro, quindi è il massimo che si può ottenere al momento per questo tipo di videogame. La risoluzione è la Full HD, Full HDP, quindi 1080p o progressiva. Vi faccio vedere giusto qualche azione, giusto per farvi vedere com'è il comparto grafico, com'è lo stile di gioco, come sono le cinematics, quelle che vengono... quelle vengono fuori tra un intermezzo, tra un'azione e l'altra, che comunque sono molto gradevoli. Per chi ci gioca per la prima volta è molto bello, perché comunque è molto televisivo come effetto. Per chi ci ha giocato, non dico che sembra una fotocopia della scorsa edizione, ma quasi. Diciamo che non ci sono cambi esagerati da una edizione all'altra. Quello che c'è di particolare in più, marcato rispetto alla scorsa edizione, come dicevo poc'anzi, i dettagli dei volti, i riflessi sugli elmetti dei giocatori.
sostanzialmente quella più che ha creato, come posso dire, l'interesse in più verso questo videogame è la famosa serie 1 contro 1 contro 1. Praticamente si è sempre online, ci si customizza il proprio personaggio. Ricorda molto tra l'altro la serie NBA. Dunque, dicevo, l'uno contro uno contro uno ricorda molto la vecchia serie 2017 della serie NBA 2K, dove ci si customizzava direttamente il giocatore. Ecco il gol dei Pittsburgh Penguins da parte di Sidney Crosby. Non sto giocando in modalità pivello, sto giocando in modalità pro, quindi è abbastanza impegnativo, tenendo conto che sto giocando contro i campioni della Stanley Cup dell'anno scorso, quindi roba non da poco. Vi assicuro che in modalità All-Star il gioco diventa parecchio difficile da gestire, soprattutto in fase difensiva, perché bastano poche azioni e l'avversario sostenuto dalla CPU diventa, non dico quasi imbattibile, però vi darà molto molto filo da torcere. Quello sì. La modalità All-Star o l'ultima, praticamente il più alto livello di difficoltà, non ci ho ancora giocato perché penso che prenderei delle batoste incredibili sicuramente. Ok, vi faccio vedere giusto qualche altra azione. Ecco, come avete potuto notare, così come per l'anno scorso, si può settare un allarme di fuorigioco, dove l'area difensiva avversaria si colora con delle bande oblique nere e gialle, in maniera più trasparente, non proprio così tanto marcata, ma giusto per farvi capire che state per entrare in fuorigioco. Per chi non lo capisse, giusto per spiegarlo, non voglio farmi troppo il fenomeno. Per il fuorigioco basta che è entrato un giocatore della vostra squadra nell'area, nel terzo avversario, o nell'area contornata dalla linea blu prima del disco, e si entra in fuorigioco. La regola è molto semplice rispetto faccio l'esempio molto semplice al calcio, dove lì bisogna fare attenzione all'ultimo difensore, in più anche il portiere. Ci devono essere due giocatori al di là, ci devono essere almeno due giocatori a difendere la linea di porta, quindi in condizioni molto diverse. Ok, finito il primo periodo, era giusto per farvi vedere un po' il primo approccio, la prima vista, una piccola recensione della nuova versione. A fine di ogni periodo c'è sempre una cinematic dove far vedere le azioni più importanti, con le classiche musiche proprio originali da parte dell'NBC Sports Network. Quindi è molto molto coinvolgente dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista grafico, è anche abbastanza accattivante. Il menu mi piace molto di più rispetto all'anno scorso, dove avete molti dettagli subito sullo schermo. L'anno scorso dovevate cercare l'impostazione anche solo per vedere dove ci sono stati i tiri, dove ci sono stati le hits, cioè le cariche. Nel frattempo vi fanno vedere qui, se volete cambiare in maniera più immediata, alcuni giocatori da parte delle vostre linee. Il replay, sostanzialmente, giusto, vi entro in questa sezione per qualche istante, giusto per far vedere come si presenta. Sostanzialmente la stessa identica cosa dell'anno scorso, cambia ben poco, avete molta, molta libertà di scelta dei tassi di movimento per vedere le angolazioni da più parti possibili. Il dettaglio grafico molto molto bello, l'ho migliorato parecchio negli ultimi anni. Io non ci giocavo più da tanti anni, ci giocavo dal PC. L'ultima serie che hanno fatto è NHL 09, quindi sono passati 10 anni.
dall'ultima serie si gioca su PC. Al momento Electronic Arts non dà disponibilità di giocare ancora su PC. Sono voci che si rincorrono che potrebbero introdurre anche il PC, perché gli sviluppatori sono accaniti giocatori di videogame per computer. Però loro svilupperanno, o se hanno intenzione di svilupparlo o di crearlo, su piattaforma per i videogiocatori di computer, in base a quante richieste hanno. Per il momento ci sono tantissime richieste su console, su PC, non ce ne sono tante per poter farvi giocare direttamente su computer. E al momento ci si accontenta su console. Detto questo, continuerò a mettere video, man mano proverò sempre a giocare a varie versioni, quindi all'Online Versus piuttosto che alla serie NHL Trees, cioè una serie di 3 contro 3 molto avvincente. Poi abbiamo il BA Pro Career, quindi una sorta di creare il tuo giocatore un po' come The Journey, per gli appassionati di FIFA della serie Electronic Arts, dove si diventa un campione partendo da poco. E poi quello nuovo dovrebbe essere questo qua, quello dicevo, l'uno contro uno contro uno, il World of Chill dovrebbe essere, se non vado errato. Magari mi sbaglio, ma il problema è che quando il videogioco è sempre in inglese bisogna sempre interpretarlo, bisogna starci un po' dietro, perché sennò si rischia di non capirci proprio ben niente. Ah, forse è questo, eccolo qua, sì, World of Chill, esatto, Customize Pro, esatto, qui ci si customizza il proprio si crea il proprio personaggio. Man mano che si va avanti si possono ricevere dei premi, tipo da pattini piuttosto che mazze o stack, guanti di colore diverso, di marchio diverso, giubbotti, magliette, cappellini, pantaloni di ogni tipo, di ogni particolarità, un po' come dicevo prima della serie, un po' uguale alla serie NBA 2K. Però se vi è piaciuta la mia recensione, se raggiungiamo almeno un centinaio di like, proverò a fare poi un video tutorial anche su questa, diciamo, su questa nuova modalità che hanno introdotto da quest'anno. Così vi faccio vedere man mano come cose, se vi consiglio, piuttosto vi consiglio se crearvi un giocatore con delle determinate abilità piuttosto che con altre. Per quanto riguarda il vestiario, potete sbizzarrirvi, perché tanto consigli da quel punto di vista non ce ne sono e non ce ne saranno. E man mano che riceverò like, continuerò a fare recensioni se vi è piaciuta, su altre modalità, giusto per darvi qualche anticipazione, qualche consiglio. Per il momento vi saluto e alla prossima.